Un progetto incardinato direttamente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un progetto tra i primi 24 vincitori del bando per 18 milioni di euro. L'assessore De Cola non ci sta e ribadisce la validità del progetto Capacity, in barba alle accuse formulate anche in aula dai consiglieri Carrari e Russo, che parlano di mancato risanamento della città e non solo. In occasione della firma della convenzione tra Presidenza del Consiglio, il Comune e Capacity, spiega De Cola, è stato tra i progetti per cui si è valutato che per l'individuazione dei partner privati, e questa è una condizione obbligatoriamente prevista dal bando, siano state rispettate tutte le indicazioni normative. Infatti, a differenza di quanto avvenuto per altre città, nessuna integrazione è stata chiesta. Ad oggi, spiega De Cola, nessun appalto è stato bandito all'interno di Capacity. Non si capisce quindi a cosa si riferiscano i consiglieri. Gli alloggi già realizzati con fondi privati rappresentano una parte del cofinanziamento privato previsto dal bando e approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Rassicuro che per tutti gli appalti che saranno banditi ci si atterrà ovviamente al decreto 50 del 2016. Il progetto è sottoposto a monitoraggio trimestrale da parte della Presidenza del Consiglio, continua De Cola. L'ultima riunione, tenutasi il 15 febbraio 2017, a cui ho preso parte insieme all'assessora Nina Santisi, si è conclusa con un elogio da parte del nucleo di valutazione di Luigi Fiorentino, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le azioni previste dal progetto. Ritengo, conclude l'assessore, che non si debbano costruire attacchi politici su tema di così grande sensibilità e importanza per la nostra città. Ordine.